Un'idea sperimentale nata per creare occasioni di svago e divertimento per i bambini con disabilità e verificare la risposta delle famiglie e l'impatto con il territorio abbattendo barriere mentali e puntando su una vera inclusione. Il progetto Felicemente Abile è stato realizzato dall'APSI Molise e dalla Consulta per le Disabilità, in partenariato con l'ambito territoriale, il Comune di Termoli, l'ASREM e la partecipazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale. Grazie all'intraprendenza delle persone coinvolte, 30 bambini con disabilità residenti a Termoli di età compresa tra i 6 e i 12 anni sono stati accolti durante l'inverno e 2 pomeriggi a settimana in una ludoteca. In estate, invece, hanno potuto frequentare un campo estivo al mare al Circolo della Vela. Abbiamo avuto una grande partecipazione di bambine e di famiglie e soprattutto, insomma, abbiamo visto i nostri piccoli utenti davvero felici e questa cosa ha arricchito anche noi per primi. Questo tipo di attività è importante, a mio avviso, sotto tanti punti di vista, sia per i beneficiari in sé, i bambini con disabilità, la cui vita, e lo dico da mamma, a volte è scandita tra scuola, terapia, c'è poco spazio per il divertimento, ma sia soprattutto anche per l'ambiente circostante, che può capire come insieme, tutti quanti insieme, ci si può divertire a volte anche di più. Il progetto ha coinvolto anche le scuole primarie di Termoli durante lo scorso anno scolastico attraverso incontri di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione, un impegno condiviso per favorire anche consapevolezza e sinergia di intenti. Il gioco e la possibilità di instaurare relazioni improntate a un clima emotivo di fiducia e di divertimento dal punto di vista psicologico è un volano per la crescita e per gli apprendimenti sia cognitivi, sia relazionali, sociali e di qualunque genere. Il servizio era un servizio pensato sia per i bambini che per i genitori, perché ci siamo resi conto che spesso le mamme non hanno, le mamme dei bimbi speciali non hanno la stessa fortuna delle mamme degli altri bambini di poter usufruire appunto della ludoteca per andare a fare la spesa oppure del campo estivo quando non possono portarli al mare. Quindi questa offerta credo che sia stata importante per entrambi.